Buongiorno. Vabbè, dai. Alla fine è bello dormire davanti al Lunedì lago. mattina non è malvagio, dai. No, il lunedì no. Non c'è gente. Ma perché sono le 8:30? Sono le 9, dai, quasi. Il pan cioccolà ci abbiamo. Subito preparare il caffè. Un po' di piatti da lavare. Anche lì. Che meraviglia. Questo qua. Benedica. Questo qua. Comunque, casa di Marco è ben visibile davanti a noi. Stamattina siamo di Elisa Montavideo, tocca a lei, però a me tocca questo e ce n'è veramente tanto. E questo qui è un lavandino grande, perché di solito i camper hanno dei lavandini, i furgoni hanno lavandini molto più bassi, i furgoni di adesso, tipo quei classici che hanno il piano cottura, diciamo qui dove c'è il portellone, solitamente hanno dei lavandini più piccoli. A sto punto è meglio averli più piccoli, così non puoi fare questa roba qua. Molto bene, insalata di riso, preparo lo zainetto e mangiamo laggiù al lago che c'è la spiaggia. Qui c'è un parcheggio strapieno, ma dopo c'è una spiaggina, mangiamo lì. Tutti che fanno sport e noi invece con l'insalata di riso è quello per fare yoga che usiamo per sdraiarci sulle pietre. Tutti che vanno al lago per, sai, Per fare per sport. fare E sport, che non so come si chiami questo. noi andiamo a mangiare. Peperoncino nel baratto dell'insalata per condiriso, comunque è una cosa da meridionale, proprio qua in Francia, eh. Proprio una terronata questa. Sono contento. Eccoci, ripartiamo. Sempre in Francia. Sempre in Francia, andiamo a trovarci un altro spottino, stavolta con la speranza di trovarlo più imboscato. Lasciamo questo posto che si è riempito, però sinceramente i francesi sono molto, intanto cordiali e poi silenziosi, comunque sai, non senti urlare o sbraitare, cani che abbaiano, bambini che urlano, gente che urla così a muzzo, cioè sono molto pacifici, tranquilli, si fanno i cazzi loro, noi ci facciamo i cazzi nostri. Dai, non male, non male, comunque la Francia è molto bella e molto bella la Francia, peccato appunto perché lasciano, cioè hanno chiuso ormai gran parte di spottini molto carini e hanno messo tutte queste barre di altezza in qualsiasi parcheggio. È un po' un peccato, però vabbè dai, se si cerca, si cerca, si cerca, qualcosina si trova. Alla fine noi qua in questo parcheggio, anche se è stato un parcheggio di quelli che noi non cercheremo mai, siamo stati bene, ci siamo sentiti quasi anche a casa, sinceramente. Oggi siamo andati a mangiare al lago, ieri ci siamo visti il tramonto, sinceramente è stato molto figo. Però adesso abbiamo bisogno di natura e basta, e nessun altro, quindi adesso cambiamo postazione. Comunque,
il finestrino scende fin qui, per fortuna, meglio che niente, però per fortuna in questi furgoni ancora facevano questi magnifici specchietti qui, chiamasi deflettori, deflettori che buttano un'aria spettacolare, quindi niente, ce lo terremo così. Allora, qua siamo a Briançon, molto figa. Poi, guarda questa, carina. Aia! Salita da paura, adesso dalla GoPro non sembra proprio niente, ma vi garantisco che è una salitaccia. Spero di non dovermi fermare in salita. Adesso ti fermerai. Forse è Marco quello che dovrebbe preoccuparsene. Ma che carina che è Briançon comunque, no? Occhio. No, ti prego, non lo fare, non lo fare! Ok. Madonna, ma è insane, ma la gente fa sport per tornare a casa. Che troia, veramente. Guarda sto signore lì. Madonna. Gira, 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 gira. Che miseria. Non so, ci sarà una pendenza del 10%. Magari anche di più, eh? Invece. Arrivati soli, finalmente. Marco se n'è andato e adesso noi abbiamo finito di mangiare e accendiamo il fuocherello. Anche perché inizia a fare, non dico freddo, però potrebbe far piacere. Bonjour. Bonjour. Sono in Francia, è giusto dire bonjour. Ma dove sono venuto qua? C'è la strada là dietro che si sente. Ma però, sinceramente, meno della Vallestura. Sì, effettivamente meno della Vallestura. Perché lì passano i camion grossi, invece qua. E moto. E comunque ieri era festa in Francia, ecco perché c'era un sacco di gente in giro. E ieri era lunedì, infatti noi dicevamo, mica, ma sti francesi cosa fanno? Stavolta domenica e lunedì, no? È che era festa, ecco. Adesso fra un po' mo ci spostiamo e andiamo a cercare un altro posto giù di là. Sì, perché qua c'è poco sole. Che, per carità,
va bene, però fa freschino. Ci sta da Dio, si sta. Madonna, sai quanto rimpiangeremo questa sì, cosa qui a Torino? Sì, no, certo. Ecco, se sto al sole qua, un caldo porco. Ci sono 13 gradi fuori, si sta benissimo. Allora, spottino trovato, anche se lì c'è la strada, ma purtroppo abbiamo constatato che qua in Francia non puoi imboscarti da nessuna parte perché ci sono sbarre ovunque e niente. È bellissima la Francia, è veramente bella, ho tanto di quel verde che è bello, bello, però tutto troppo sbarrato, tutto troppo chiuso, tutti dove ti, se ti vuoi mettere da qualche parte ti devi mettere per forza a bordo strada, cioè la strada è lì. Ma siamo leggermente anche solo un po' in bolla. Secondo me sì. Adesso passiamo qui un paio di giorni e poi rientriamo alla base. Accendo il frigo, altrimenti